Hello guys, ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Bene, allora andiamo avanti con questo nuovo corso che abbiamo intrapreso da qualche lezione a questa parte. Infatti oggi siamo alla lezione numero 5 di questo corso di accordi e armonia. Per chi vede per la prima volta, non un'armonia approfondita nei dettagli, ma semplicemente è una serie di corsi indicati proprio per imparare bene gli accordi per accompagnarsi al pianoforte o accompagnare al pianoforte chi vuole cantare. Quindi lo scopo principale è proprio questo. Quindi, dicevo, lezione numero 5 e questa sera affronteremo le tonalità di Re maggiore e di Si minore e i relativi giri armonici semplici ad essere collegati. Sigla! Allora, andiamo subito a vedere quello che fra l'altro trovate nel link qui sotto. Trovate nel link qui sotto sia tutto l'elenco delle lezioni che compongono questo corso, che saranno 28 video lezioni in totale, e troverete lo specchietto del Beyer di quegli accordi. Ecco, qui vi faccio vedere ancora, ve lo metto qui velocemente. Ecco qua, vedete nel quadratino. Chi ha il Beyer lo può trovare all'inizio, chi non ha il Beyer c'è il link qui nella descrizione per andare a scaricarlo. Bene, come ho detto prima, allora questa sera nella lezione 5 andremo a affrontare le tonalità di Re maggiore e di Si minore, ok? Re maggiore e Si minore, okay, due canzoni esempio che andiamo a fare. Il Re maggiore è Alba Chiara di Vasco Rossi, ok, non vado oltre perché altrimenti poi per effetti del copyright YouTube poi tende ad andare a bloccare. Quindi Vasco Rossi, Alba Chiara, è fatta in Re maggiore, mentre in Si minore abbiamo un grandissimo successo di Riccardo Cocciante. Che è Margherita in sostanza. Quindi queste due canzoni sono fatte, quella di Vasco in Re maggiore e quella di Cocciante in Si minore. Allora andiamo a vedere tramite lo specchietto del Beyer che avete davanti, se l'avete scaricato, queste due tonalità, sia il Re maggiore che il Si minore, hanno due alterazioni in chiave, cioè il Fa diesis e il Do diesis. Nella lezione scorsa avevamo fatto il Sol maggiore e il Mi minore che avevano solo il Fa diesis in chiave, mentre il Re maggiore e il Si minore hanno in chiave il Fa diesis e il Do diesis. Infatti se io vado a fare la scala di Re maggiore, vedete, tocco sia il Fa diesis che il Do diesis, e anche la scala di Si minore, vedete, ho sempre il Fa diesis e il Do diesis. Questo cosa comporta? Comporta che se io vado a fare il giro come per esempio appunto stavo dicendo prima di Alba Chiara, se voi vedete la mia, quando discendo, vedete il Do diesis che lo tocco, poi il Si minore che tocco il Fa diesis, poi vado in Sol maggiore dove non tocco niente, torno in Re, vedete che ho ancora il Fa diesis, poi qui ho il Mi, vado a fare anche il Sol diesis perché è una variante di questo giro, e poi chiudo con il La, vedete, tocco sempre il Do diesis. Vedete che questi due diesis diventano una costante, ma in questo caso perché siamo nella tonalità di Re. Fossimo nella tonalità di Do non tocchiamo niente, se non che
sarebbe la stessa canzone abbassata di un tono. Avevamo già parlato l'altra volta di cosa serve alzare o abbassare, ma anche quello lo vedremo poi in una lezione più avanti, proprio il trasposi, il trasporto. In questo caso, facendolo in Do, tocchiamo solo il Fa diesis quando andiamo a fare il Re. Quindi vedete che in questo caso, facendolo in Do maggiore e in La minore, io non ho alterazione in chiave. In Re maggiore e in Si minore invece ho il Fa diesis e il Do diesis. Bene, allora detto questo, cerchiamo di andiamo a vedere allora nel dettaglio quello che sono i giri semplici di queste tonalità qua. Giri semplici, giro di accordi in sostanza. Ah, allora questa versione è la versione libera, free YouTube. Poi a un certo punto vedete che per avere quella completa dovete andare su patreon.com. Uso la stessa metodologia che abbiamo fatto con tutti gli altri corsi. Quindi chi vuole approfondire, vedete che vi do una nozione iniziale, poi dopo chi vuole approfondire deve andare in abbonamento su patreon.com, che è un abbonamento, credetemi, di pochissimi euro al mese. Quindi una roba benissimo alla portata di tutti. Allora, andiamo a vedere allora questo giro. Vi ricordate le prime lezioni, il giro di Do? L'altra volta abbiamo fatto il giro di Sol, che aveva il Fa diesis in chiave. Adesso andiamo a fare quello di Re. Quello di Re, il primo l'accordo è Re. Abbiamo fatto tutta questa serie di scale e di note che non sono più le semplici tre accordi, cioè le tre note, la triade dei vari accordi, prima, terza, quinta, ma cominciamo anche ad arpeggiare, a lavorare sulle tonalità. Quindi nel momento in cui capite il concetto delle alterazioni, in questo caso abbiamo il Fa diesis e il Do diesis, perché siamo in Re maggiore e in Si minore, ecco che a questo punto dovete cominciare a muovere anche le mani sopra questi accordi, su queste scale. Quindi anche il fatto di fare delle belle scale, per chi non ha ancora fatto un po' di preparazione pianistica, vi consiglio comunque di farla. C'è tutta la mia playlist del Bayer sul dentro nel mio canale. Se andate a cercarla, la trovate, dove ci sono più di 100 video lezioni, anche quelle fino a un certo numero, fino alla 40, fra l'altro, più della 40, sono integrali, gratuite. Poi tutte le altre invece sono abbreviate, e per averle complete bisogna andare su Patreon oppure prendere i miei corsi, che trovate sempre i link sotto nella descrizione. Ci sono anche tutti i corsi, c'è il Bayer, c'è il Cesi Marciano, c'è accordi e tonalità, c'è il mio metodo Gennari, sono 90 esercizi per imparare a sincronizzare le due mani, e c'è un dal volume 1 della musica classica, ma quello è riservato a chi già ha fatto almeno tutto il Bayer, per poter andare ad accedere a quel tipo di corso. Quello è un corso per chi già sa suonare. Quindi oltre a fare questi accordi, ok, imparateli adesso, ma se volete sviluppare un attimino anche la tecnica pianistica, occorre anche studiare semplicemente il metodo Bayer, che è quello più utilizzato, a mio avviso, da sempre. Quindi io ho imparato 50 anni fa su quel metodo lì, e lo utilizzo oggi per insegnare ai miei allievi e a voi. Va bene ragazzi, dai, abbiamo fatto una bella chiacchierata, una bella lezione anche oggi. Esercitatevi su questo giro, Re maggiore e Si minore, fate molta pratica, perché la prossima lezione andremo sul La maggiore e il Fa diesis minore, dove lì andremo a cercare anche lì un paio di canzoni come esempio, che potrete poi utilizzare per fare un po' di esercizio. Trovate in internet le partiture, i testi con sotto gli accordi, ecco che allora cominciate a imparare a farli. Con calma, pazienza, magari le prime volte, per chi non ha imparato ancora bene farà un po' fatica, però con l'esercizio vedete che riuscirete a farlo, ok? Bene ragazzi, dai, detto questo io vi lascio a queste pratiche, a questo esercizio,
Io vi consiglio, ribadisco, andate a prendere i miei corsi che trovate qui sotto i link per poter imparare a suonare bene il pianoforte, perché le varie scale, se non fate un po' di pratica, di preparazione pianistica, fate un po' fatica a farla, quindi è una cosa che vi consiglio sempre. E detto questo, io vi auguro a tutti una buona musica e vi do appuntamento alla prossima occasione con il mio solito consueto. Bye bye!